Questo pensiero lo voglio dedicare a tutte le mamme, perché l'energia creativa delle mamme ispira delle cose bellissime. E io voglio vedere in questa energia creativa di tutte le mamme l'ispirazione di quel qualcosa di buono che vuole esprimere questa grifonissima. Avanti tutta. La grifonissima edizione 2023 batte anche la pioggia con un successo che apre una nuova strada, quella che vede insieme i vecchi organizzatori che danno una mano importante con i nuovi organizzatori. Avanti tutta di Perugia, la fondazione che ricorda Leonardo Cenci. Sono in tanti che sfidano la pioggia a ritrovarsi in Corso Vannucci. Ci sono sia gli agonisti che le famiglie che faranno la classica passeggiata che arriverà fino a Santa Giuliana. La pioggia c'è, ma non allontana le persone che ritrovano nella grifonissima, dopo quello che erano i pensieri legati alla pandemia, la voglia di stare insieme, di correre, di divertirsi e di fare festa. E poi c'è la giornata della festa della mamma, da onorare nel migliore dei modi, e come diceva Federico Cenci, è lo spirito giusto per poter dare il via a questa nuova edizione targata Avanti Tutti. C'è soddisfazione perché i numeri ci sono, la partecipazione c'è, e adesso la manifestazione che è passata dal circolo Unicredit ad Avanti Tutta può avere il suo roseo futuro. È un miracolo che ancora si realizza, anche oggi il tempo ci consentirà di arrivare e festeggiare. 650 iscritti alla comitiva, che è un bellissimo numero, 690 dalle scuole, anche questo è un buon numero, poi circa un migliaio che faranno la passeggiata. Direi che ci sono tutti i presupposti per una bella festa. I numeri li avete sentiti da Gianluca Pisello, la vecchia organizzazione che ha ceduto la possibilità di organizzare per 3 anni la grifonissima ad Avanti Tutta. E adesso andiamo a vedere il vincitore con questa edizione 2023 marchiata dall'atleta marocchino della società TX Fitness Cadil Mohkane, seguito da Thomas Sorci dell'Atletica Winner Forigno e da Giulio Angeloni di I Love Run Athletic Terni. Nella speciale classifica riservata alle donne, affermazione consecutiva, è il terzo anno per Silvia Tamburi dell'Atletica Avis Perugia, che ha preceduto le gemelle Ribigini, con Laura che ha avuto la meglio su Elena per solo 4 secondi. C'è anche una classifica speciale riservata alle quattro zampe. A vincere l'edizione 2023 è Kira. Per il resto, avanti tutto.